Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di rose pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, zucchero, latte, uovo, sale, strutto, lievito di birra fresco, cacao amaro, aroma di brioche e per farcire crema pandistelle per decorare stelline di zucchero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il cacao, il sale, l'uovo, l'aroma di brioche e lo strutto. Ed impastare in modalità a spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro, rivestito con carta da forno, e stenderlo con il mattarello formando un rettangolo. Mettere la crema pandistelle e livellare bene. Arrotolare dal lato lungo. Formando un salsicciotto. Tagliare il rotolo in fette di 3-4 cm ciascuno. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, spennellare la superficie con il latte tiepido. E spolverizzare con le stelline di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti. La torta di rose è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. Torta di rose pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta.